per intuito, per capacità, per capacità di questo signore che si chiama Amorino Barbieri, che installa la prima tenda, la seconda tenda, la terza tenda, poi decide di fare la progettazione di tende, installa, inserisce nel contesto aziendale diversi stabilimenti e via via l'azienda cresce per diventare un'azienda leader soprattutto in Europa. Siamo i primi in Italia, tra i primi diciamo, al mondo. L'Europa fa in ambito di schermature solari, diciamo, è il territorio dove si trovano le aziende più importanti al mondo. Noi siamo situati su Novembre di Piave, ma la vocazione dell'azienda fin da subito è stata una vocazione internazionale, per cui siamo distribuiti in Italia con diversi stabilimenti. Abbiamo 6 stabilimenti in quel di Novembre di Piave, stiamo parlando di Venezia, uno su Pistoia, uno su Varese e poi abbiamo dei stabilimenti in Francia, Spagna, Germania, Scandinavia e Stati Uniti. Questa è la nostra distribuzione operativa. In più lavoriamo con una rete di rivenditori in tutto il mondo. Li abbiamo contati i paesi che andiamo a toccare, sono 76 paesi distribuiti in tutto il mondo. Espongo una slide con dei fatturati, sono i nostri fatturati di gruppo consolidati, non tanto per dare le dimensioni del nostro fatturato, quanto per far percepire a voi l'evoluzione dei fatturati, quindi anche del business legato alla schermatura solare. Vedrete che c'è stato un balzo importante dal 20 al 21 del 43%. Tenete presente che questi sono i nostri fatturati, ma rispecchiano un po' la tendenza del settore. Quindi c'è stata un'evoluzione importante legata al nostro prodotto, che nasce sostanzialmente dalla tenda da sole classica, quindi la tenda a bracci, la capotina, la tenda a caduta, ma nel tempo, soprattutto in questi ultimi 15 anni, si è sviluppata verso sistemi innovativi di schermatura che adesso andremo a vedere. Ecco qui, espongo brevemente la nostra distribuzione, che prevede sostanzialmente che ci siano delle aziende che acquistano da noi e poi collocano sul territorio il prodotto, facendo ovviamente un'attività di rilievo misure, installazione e post vendita. Queste aziende per noi sono i nostri KS Store e sono distribuiti in tutto il territorio diciamo europeo. In Italia ne abbiamo circa 130. USAI è uno di questi, uno dei più importanti che abbiamo in Italia. Sono delle aziende dove troverete gran parte dei nostri prodotti esposti, per cui se avete la necessità di affrontare un lavoro e volete vedere con il committente anche il prodotto, lo si può toccare con mano all'interno di questi nostri punti vendita. Se il sole o ci si mette un cappello di paglia oppure si cerca l'ombra sotto l'ombrellone piuttosto che in una zona ombreggiata da schermature solari. Il daylighting, molto spesso noi abbiamo edifici che hanno superfici vetrate assolutamente importanti e che necessitano di una regolazione dell'apporto luminoso, quindi per evitare l'abbagliamento e soprattutto per utilizzare il nostro prodotto per regolare l'apporto solare in modo da poter usufruire della luce naturale come elemento naturale per illuminare gli ambienti. Certamente il terzo ruolo è il risparmio energetico. Noi siamo inseriti in quel contesto anche di ecobonus piuttosto che superbonus, perché vi è data evidenza che il nostro prodotto è un prodotto assolutamente utile per il risparmio energetico. Stiamo parlando soprattutto di risparmio energetico legato al raffrescamento degli edifici. Riservatezza: molti nostri clienti entrano nei nostri showroom e ci chiedono la tenda da sole e la schermatura perché vogliono avere uno spazio riservato. Sa, spesso mi capita, queste sono le parole dei nostri clienti, di pranzare fuori in giardino, in terrazza e c'è la vicina o vicino di casa che guarda cosa sto facendo. Per cui ho la necessità di avere uno spazio riservato ed utilizzo uno schermo
che è la classica schermatura solare verticale. L'accoglienza protetta e l'outdoor home sono due ruoli molto simili e sono quelli che hanno dato un apporto importante a quei fatturati, a quell'evoluzione che voi avete visto poc'anzi sulla slide dei fatturati. Con accoglienza protetta si intende tutto quell'ambito in cui la schermatura solare ti crea una zona per ospitare i clienti, quindi sto parlando di Horeca, quindi quando il ristorante o l'albergo ha uno spazio esterno da sfruttare, normalmente inizia con l'applicazione di ombrelloni, poi gli ombrelloni magari li affianca, ci mette la grondaia in tessuto per evacuare, però in realtà dopo un po' passa a qualcosa di più importante, soprattutto legato non tanto alla schermatura solare quanto piuttosto anche alla tenuta di alcuni agenti atmosferici che possono essere la pioggia, il vento, il freddo e via dicendo. L'outdoor home è molto simile all'accoglienza protetta perché con questo termine ci si rivolge a un concetto legato al residenziale. Sempre più ci accorgiamo che lo spazio esterno non è più uno spazio marginale da arredare così come viene, magari utilizzando degli elementi di arredo che vengono dall'interno perché non sono più consoni all'interno rispetto all'esterno, ma è uno spazio che assolutamente diventa centrale per l'edificio, per cui necessita di una qualità, o meglio la stessa qualità che normalmente si riserva allo spazio interno. E quindi per andare ad usufruire dello spazio esterno si ha la necessità di andare a coprire delle zone e lo si fa con la schermatura solare. La schermatura solare, qui faccio un inciso veloce, rientra in edilizia libera tendenzialmente. Stiamo parlando di un rosario di edilizia libera del 2018 che al punto 50 prevede che le tende a pergola, pergotende e così via rientrino in edilizia libera, salvo che il comune di riferimento nel regolamento quando edilizia non vada a disporre qualcosa di diverso. Su questa cosa ne abbiamo parlato con molti di voi al desk prima, se avete la necessità lo affrontiamo di nuovo perché so che è un aspetto assolutamente sentito e quindi sono disponibile anche per darvi supporto se avete necessità. Con cosa facciamo, con cosa andiamo a risolvere questi fabbisogni dei nostri clienti? Con 7 linee di prodotto. La linea classica delle tende da sole, le tende a rullo che sono delle tende verticali che normalmente installiamo a fronte di una superficie vetrata, le tende a pergola che sono sostanzialmente delle pergole con il tetto mobile che può avere un tessuto che va a raccogliersi a impacchettamento oppure in arrotolamento, le pergole bioclimatiche che altro non sono che tende a pergola, salvo che il tetto non è costituito da telo ma da lame orientabili piuttosto che lame impacchettabili, le vele che sono una soluzione di ombreggiamento, quindi di schermatura solare che viene un po' dalla nautica, per cui noi abbiamo preso materiali e metodi costruttivi della nautica e abbiamo messo la vela in orizzontale per poter riparare dal sole le persone che sono sotto. E poi abbiamo due soluzioni, le vetrate panoramiche, da poco entrate anche queste in edilizia libera per logge e terrazzi, e sunlight di cui ti spiegherò adesso i dettagli. Sunlight è sostanzialmente una serra solare bioclimatica o giardino d'inverno, quindi sostanzialmente un cubo in vetro sostenuto da profili in alluminio che può essere schermato in tutti i lati, quindi sia sul tetto, sotto sopratetto oppure lateralmente con le schermature laterali. Può diventare una serra solare bioclimatica se apporta beneficio energetico all'edificio. Quindi ci sono tutta una serie di regolamenti normalmente regionali che poi vanno declinati sui regolamenti, vanno edilizi, che collocano questo prodotto come serra solare bioclimatica, come una sorta di vano tecnico che apporta beneficio energetico all'edificio. Un breve video di presentazione del prodotto. Tende da sole in pergole KE, scopri
su kaparioutdoordesign.com. Brevemente vi espongo una realizzazione che abbiamo seguito in quel di Carre. Carre è sul litorale veneziano. Qui avevamo una situazione per cui c'era un edificio, meglio, un albergo in costruzione, quindi completamente nuovo. L'imprenditore, quindi il titolare, aveva la necessità di installare il fotovoltaico sulla parte superiore, quindi sull'ultimo piano attico, che inizialmente aveva dedicato a zona tecnica. Viene nella nostra sede e ci chiede di fare una struttura in acciaio, in alluminio, per sostenere i pannelli fotovoltaici. Questa era l'esigenza iniziale del nostro cliente. Noi ovviamente diciamo, guardi, noi non ci occupiamo di carpenteria, ma facciamo questo, andiamo al showroom, e in quel senso poi inizia, come capita con tanti imprenditori, con tanti clienti, a ragionarci su e ci dice: beh, allora a questo punto fatemi una bioclimatica e sopra ci mettiamo i pannelli fotovoltaici. Ecco, sostanzialmente abbiamo studiato questa soluzione che prevede una zona dove c'è l'articolo del pannello fotovoltaico, questi sono i pannelli fotovoltaici. Poi, ripeto, come capita sempre o spesso in questi casi, ci viene detto: ok, ma allora anziché costruire solo una struttura che sostenga i pannelli fotovoltaici, io sotto posso fare una mini sala colazione, ma se poi ho tanta gente è meglio fare anche altri 6 moduli frontali. Ok, quindi da struttura che doveva sostenere i pannelli fotovoltaici si è andati su una bioclimatica, si sono aggiunti altri 6 pannelli fotovoltaici, i quali poi sono stati chiusi con superfici vetrate, e poi lo spazio esterno, nello spazio adiacente ci è stato chiesto di mettere anche delle tende in accetto per andare a coprire lo spazio adiacente. Quindi da vano tecnico si è arrivati ad avere una soluzione di questo tipo. Poi questo imprenditore è andato a installare anche una piscina, quindi quel rooftop, che in teoria doveva essere un rooftop tecnico, è diventata una zona di accoglienza che è solario, sala colazioni e un lounge bar per la sera aperto a tutti. E vi assicuro che il lavoro è assolutamente apprezzabile, quindi lascio un libero video della realizzazione. Doveva essere un vano tecnico. Vedete che la parte superiore questa è rimasta la parte tecnica. Quindi la scherma, questo intervento è un intervento dove abbiamo installato schermature solari. Di scaricare i file BIM per i vostri progetti, abbiamo tutti i nostri prodotti più importanti già in BIM, quindi li potete scaricare sulla piattaforma Sirona oppure dal nostro sito. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio con un video che dura un minuto. Prego. È il video di Sunlight esteso. Per video, quindi lo guardiamo volentieri, a Venezia, sì, questa è Valle Cavallino, che è vicino a Venezia. Questa è l'installazione che ci ha creato ovviamente un po' di problemi, era per un shooting, perché eravamo sostanzialmente in acqua.
Grazie.